conferenza per cercare di riaccendere un po' l'attenzione su quello che sta capitando in questo momento. Moltissimi hanno dato per morto questo movimento studentesco quando in realtà non è così. E la dimostrazione è banalmente la scuola occupata che abbiamo alle spalle, così come anche le numerose altre scuole che hanno occupato in questi giorni e di cui tuttavia non si è parlato più di tanto. Inoltre, appunto, ci saranno delle assemblee, ci saranno delle altre mobilitazioni cittadine di piazza. E inoltre vogliamo anche ribadire l'ultimatum che abbiamo sancito sotto al MIUR nella data del 18. Appunto, sotto al MIUR ci siamo rivolti al Ministero dell'Istruzione e alle istituzioni chiedendo loro di venirci a parlare, ma così non è stato. E secondo noi questa è la dimostrazione del fatto che la solidarietà che hanno dato a questa mobilitazione in realtà è una presa in giro, perché appunto poi nel momento di venire a parlare a noi studenti non si sono presentati. Il nostro ultimatum si basa su tre rivendicazioni fondamentali che sono in primis la sospensione dei progetti di PCTO e del PCTO per almeno quest'anno, perché come appunto si è potuto vedere in questi ultimi mesi, è un mezzo per sfruttare gli studenti, ma in questo momento soprattutto è evidente che sia anche sia anche pericoloso, appunto, viste le morti dei nostri due coetanei. Noi questo lo riteniamo appunto inaccettabile. Inoltre, un'altra delle nostre rivendicazioni è l'abolizione della seconda prova, che non tiene per niente conto dei 2 anni di DAD che abbiamo appunto dovuto vivere comunque. Io per esempio sono una studentessa del liceo classico, d'Azeglio in particolare, e oggettivamente in questi ultimi 2 anni ho fatto pochissime versioni in classe e mi trovo in difficoltà a dover fare appunto una versione all'esame, proprio perché da 2 anni che ne facciamo molto poche. Un'altra delle nostre rivendicazioni è evitare che ci siano delle ripercussioni sugli studenti che hanno partecipato alle occupazioni e alle manifestazioni, che quindi non si attui la repressione contro di loro e che non si criminalizzino gli studenti che hanno preso parte ai momenti di piazza, così come alle occupazioni. Cosa che invece abbiamo notato che sta capitando in questo momento. C'è la tendenza appunto a cercare di criminalizzare almeno una parte del movimento, di dividere il movimento in studenti buoni e studenti cattivi, arrivando addirittura a dire che ci sarebbe una regia da parte della Scatasuna nelle mobilitazioni di piazza, cosa che assolutamente non è vera. Non ha senso cercare di dividere un movimento unito, non ha senso cercare di negare la spontaneità anche del movimento che si sta dando. Noi siamo appunto un movimento unito, gli studenti sono uniti, non prendono ordini da nessuno, le decisioni vengono prese nelle assemblee, vengono prese da noi studenti, nessuno ci viene a dire cosa fare e come farlo, ma appunto siamo noi decidiamo come organizzarci, che decidiamo cosa fare nelle piazze e come andare a portare avanti questo movimento. Penso che questo sia comunque un aspetto molto importante da ricordare. Anche perché comunque riguardo a questo gli studenti stessi si sono espressi attraverso dei comunicati, che un comunicato nazionale, attraverso dei comunicati che stanno uscendo dalle scuole, un comunicato della Consulta, dove appunto, oltre a ribadire le varie rivendicazioni, che penso sia cioè, la cosa più importante in questo momento, anche per discostarsi dalle parole della ministra Lamorgese. Io avrei finito. Forse le dichiarazioni che hanno fatto i giornali riguardo alla regia, riguardo al fatto che il movimento si è dato per spacciato ormai, nonostante le 10 occupazioni che vanno avanti da lunedì, sono date anche dal fatto che non vogliono pensare, non vogliono far credere alle persone che
degli studenti e delle studentesse, come sono quelli liceali, dai 15 ai, dai 14 ai 20 anni, siano in grado di individuare un nemico, un obiettivo di una mobilitazione, come invece è stato fatto davanti al Palazzo di Confindustria. Il Palazzo di Confindustria è stato attaccato non perché l'abbia deciso qualcuno di più grande di noi, è stato attaccato perché gli studenti e le studentesse dei licei hanno capito, perché sono in grado di capirlo, perché sono persone responsabili, perché sono persone con una cultura alle spalle che viene fatta nelle scuole. Hanno capito che quello è il nemico, e a quello il palazzo in cui sono state decise le sorti dei due nostri coetanei, Giuseppe e Lorenzo, che sono morti nello scorso mese. Due in un mese, ed è colpa loro, è colpa delle persone che risiedono dentro quel palazzo, che non si fanno vedere, che non si sono fatte vedere, ma che hanno messo a loro difesa la polizia, che è intervenuta quando quel palazzo l'abbiamo aperto, perché così era stato deciso, e così era stato deciso dagli studenti e dalle studentesse durante le occupazioni, durante le assemblee, durante la coordinazione che è avvenuta per organizzare quella mobilitazione. Una coordinazione che ricordiamo essere soltanto liceale. Si è data una spontaneità durante la manifestazione, una spontaneità da parte degli studenti e delle studentesse che erano lì attorno e che hanno percepito che in quel momento ciò che andava attaccato lo avevano davanti e avevano la possibilità di attaccarlo. E sicuramente io, quando i giornali alla fine hanno detto quello come un atto violento, hanno detto che sono rimasti feriti diversi poliziotti con prognosi tra i 7 e i 10 giorni, hanno detto quella come una violenza inaudita. Bene, noi non pensiamo che quella sia una violenza inaudita, noi pensiamo che la violenza inaudita sia quella che è stata fatta in Piazza Alvarello il 28 gennaio, quando gli studenti sono stati letteralmente massacrati, al pronto soccorso ce ne hanno più di 40, con prognosi che andavano anche oltre il mese. Io per esempio ho avuto una prognosi di 33 giorni perché mi hanno fratturato due dita. La violenza è la violenza che viene commessa sulle nostre vite tutti i giorni, quando ci mandano in alternanza scuola-lavoro, è la violenza che viene commessa quando si va avanti, si porta avanti un modello di scuola che è sbagliato, perché io li vedo tutti i giorni, i miei compagni e le mie compagne di scuola, che piangono nei corridoi perché non riescono a sopportare lo stress psicologico che viene perpetrato nelle classi a causa di un ministero che porta, che dà l'ordine di andare avanti con dei programmi che palesemente dopo due anni di pandemia non sono sostenibili. E quindi è questa la violenza. È questa la violenza che viene commessa dal sistema sulle nostre vite tutti i giorni, e non la violenza degli studenti e delle studentesse che durante una piazza riescono a individuare il vero colpevole che sta davanti a loro. Io innanzitutto mi associo alle dichiarazioni che sono state fatte prima di me. Credo che il tentativo che stiamo assistendo in questi giorni di spostare il focus dalle rivendicazioni che gli studenti hanno portato avanti nelle piazze, nelle occupazioni, poi le modalità con cui queste sono state espresse, e quindi anche l'evitare di interrogarsi sui motivi, no, di una rabbia così evidente, sia un risponda a un tentativo di deresponsabilizzazione da parte delle istituzioni rispetto al loro dovere, che si rivelano sempre pronte a dichiarare inaccettabile ogni morte sul lavoro, ma poi si rifiutano di instaurare un dialogo con gli studenti e fare un passo indietro rispetto a un modello di alternanza che abbiamo visto essere insostenibile. E la maturità alla fine, che è un altro dei motivi per cui siamo scesi in piazza, è soltanto l'ultimo probabilmente degli esempi che possiamo fare, a cui possiamo ricorrere per spiegare, no, il fatto che le istituzioni non sono disposte a dialogare con gli studenti ed ascoltarli. Allora, io oltre a essere d'accordo con le dichiarazioni rilasciate in questi minuti dalle altre ragazze che hanno parlato prima di me, penso che le rivendicazioni che portiamo in piazza
siano molto più complesse di quelle che ho visto sui giornali in questi giorni dopo la piazza, dove si faceva un'analisi solo su quello che è successo sotto l'Unione degli Industriali, mentre le 5 ore di piazza che abbiamo passato scandendo cori, facendo interventi anche con dei rappresentanti del movimento greco studentesco, siano stati abbastanza travisati da questo, in più dicendo che il movimento studentesco si è rotto o sta morendo. Il movimento studentesco ora è unito e combattiamo tutti per le diverse rivendicazioni che abbiamo portato in piazza, come appunto l'abolizione dell'alternanza momentaneamente finché non ci sarà una riforma su una riformazione dell'alternanza scuola-lavoro, di non reprimere le scuole e gli studenti che lottano con minacce di sospensione o minacce di denunce o altre minacce come sta accadendo ultimamente. Noi siamo uniti e sicuramente non siamo fratturati, non ci siamo rotti, non ci stiamo sciogliendo, ma continueremo sicuramente più forti di prima nelle seguenti mobilitazioni che ci saranno. Non siamo assolutamente morti e penso che alle nostre spalle lo possiamo notare, che gli studenti tuttora occupano, sono ancora in lotta. Solo questa settimana abbiamo assistito all'occupazione di altre 10 scuole, penso, e il febbraio caldo, come è stato promesso, non è ancora finito, perché è ancora febbraio, e se non verremo ascoltati sicuramente daremo anche un marzo caldo e i mesi a venire, perché vorrei ricordare, come è stato detto prima, che abbiamo dato un ultimatum di 3 settimane per darci delle risposte e per dare anche dei fatti oltre alle risposte che attendiamo e speriamo che siano date, come siano dati i fatti. Se no, noi continueremo il nostro febbraio caldo, il nostro marzo caldo e quel che c'è da avvenire, perché noi non siamo fratturati e non ci fermeremo davanti a niente, alle dichiarazioni di giornali, questori o chi che sia. Io sono Letizia, una studentessa del Gobetti Marchesini, scuola che ha occupato settimana scorsa, e sono una militante di OSA, Opposizione Studentesca d'Alternativa. Mi sembra abbastanza chiaro quale sia stata l'intenzione della stampa in questi giorni, e cioè quella di assecondare il governo e così distogliere l'attenzione dalla mobilitazione del 18, che è stata sicuramente una mobilitazione molto importante, in cui gli studenti comunque sono scesi in piazza ancora una volta, determinati e soprattutto uniti, consapevoli di quello che è realmente il nostro nemico, e ribadendo con forza le nostre rivendicazioni, fra le quali sicuramente importante sono le dimissioni del ministro dell'istruzione Bianchi, che porta avanti un modello di scuola assolutamente contrario a quello che vogliamo noi. Ciao, io sono uno studente universitario e ci tengo a sottolineare che in queste settimane, analizzando e osservando quello che sta succedendo e succederà nelle piazze, le rivendicazioni degli studenti medi, abbiamo creato un percorso di confronto fra studenti e studentesse universitarie di assemblee pubbliche, nei quali riflettendo siamo arrivati alle conclusioni che le rivendicazioni degli studenti medi sono direttamente collegate a rivendicazioni e a situazioni che viviamo anche noi come universitari, con presente di precarietà didattica e umana, che ci porta poi a un futuro di precarietà nel momento dell'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi ci teniamo a sottolineare che questo percorso poi ha portato a uno spezzone universitario anche all'interno del corteo degli studenti medi, rispetto al quale noi siamo solidali, rispetto al quale condividiamo e appoggiamo le rivendicazioni. Siamo un movimento unito che
può godere anche dell'appoggio di noi studenti universitari. Ci tenevo a sottolinearlo. Se avete domande particolari da farci. Io volevo chiedervi una cosa. Avete parlato di ultimatum, avete dato anche un tempo, 3 settimane dal 18. È in corso tra di voi un'interlocuzione per decidere che cosa fare qualora non foste ascoltati al termine di questo periodo? È stata chiamata un'assemblea per domani alle 16:30 in Piazza Bello, nella quale gli studenti e le studentesse che hanno occupato stanno occupando le scuole, ma anche le singole organizzazioni studentesche e liceali che stanno organizzando la mobilitazione si incontreranno per decidere cosa fare il 18 e in vista del 18. Quindi sì, ci stiamo parlando nelle scuole occupate, ma soprattutto ci parleremo durante la prossima assemblea. Di certo il dialogo tra noi studenti non finisce dopo la mobilitazione del 18, continua, perché come ho detto prima il febbraio caldo ancora non è finito. Noi vedremo come muoverci, faremo assemblee in vista delle prossime mobilitazioni, aspetteremo le risposte dal Ministero e in caso ci siano, in caso no, vedremo come continuare e come mobilitarci. Da Confindustria tutto tace, cioè nel senso, al di là dell'episodio che è successo davanti, io ti parlo proprio anche di dialogo che magari loro come interlocutore potevano decidere di avere con voi, visto che comunque tirate spesso in ballo la loro posizione, se c'era stato comunque un tentativo di dialogo con voi da parte di Confindustria. No, assolutamente no, non c'è stato alcun tentativo di dialogo. Ma penso che noi studenti abbiamo fatto un'analisi su Confindustria, non c'è mai stato aperto il dialogo e mai ci verrà aperto il dialogo, perché sappiamo come sono, non reggerebbero sicuramente un dialogo con 5.000 studenti che sono scesi in piazza incazzati neri per quello che è successo, non reggerebbero un dialogo con i lavoratori, perché loro sono i responsabili, noi li identifichiamo come responsabili delle morti di Lorenzo e Giuseppe e di tutte le 1.400 morti che sono avvenute nel 2021 sul lavoro e di quelle che stanno avvenendo tuttora. Loro dialogo non hanno mai aperto minimamente il dialogo con noi e penso che mai lo faranno. Fabrizio Maffioletti, Presenza Italia. Si sta configurando un'alleanza, un patto sociale fra studenti medi, universitari e lavoratori. Confermate? Sì, confermiamo certamente. Gli studenti medi e gli studenti universitari, le studentesse medie e le studentesse universitarie sono sempre state alleate nelle mobilitazioni e continueranno ad esserlo. Per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici, sicuramente, visto che adesso il tema caldo è quello del PCTO, quindi dell'alternanza scuola-lavoro. Sicuramente stanno configurando una nuova collaborazione da entrambe le parti per un intaccamento reciproco in quelle che sono le lotte che condividiamo, visto che comunque noi studenti e studentesse, quando usciremo dai licei e dagli istituti professionali, andremo in un mondo del lavoro che sicuramente non è un mondo del lavoro che riteniamo giusto, come si dimostra anche durante l'alternanza, e quindi riteniamo che sia necessario una solidarietà reciproca, una partecipazione alle reciproche manifestazioni da parte degli studenti, delle studentesse, dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie. Quello che volevo dire riguardo a Confindustria, che secondo noi il momento del dialogo non è che sia mai molto esistito con Confindustria, perché Confindustria, come dicevo prima, è l'elemento che noi consideriamo nemico. È l'unione delle aziende, delle grandi multinazionali, con cui noi non vogliamo avere nulla a che fare, con cui sicuramente non riteniamo possibile un intaccamento reciproco. Al massimo il dialogo che possiamo avere è
se noi vogliamo, se noi lo riteniamo corretto con le istituzioni, ma sicuramente non con Confindustria, e riteniamo che se non verranno ascoltati i tre punti dell'ultimatum, la richiesta delle mobilitazioni studentesche passerà ad essere un'effettiva richiesta, ad essere una presa di posizione, che volgerà a delle rivendicazioni che verranno attuate, indipendentemente da ciò che ci risponderà in seguito il Ministero. Quindi noi non vogliamo, dopo queste tre settimane, continuare a chiedere, continuare a fare domande. Noi vogliamo prenderci ciò che crediamo ci spetti di diritto. Sulla domanda sui lavoratori, gli studenti e gli universitari e medi, sì, ne abbiamo dato la prova appunto il 18, abbiamo visto varie bandiere di sindacati, abbiamo visto anche lo spezzone universitario citato prima dal nostro compagno laggiù, quindi sì, perché le problematiche che noi viviamo sia a scuola ma anche a scuola lavoro sono comunque univoche alle nostre, cioè sono uguali alle nostre, e una di queste penso sia anche la repressione che subiamo quando noi rialziamo la testa nelle scuole, con le minacce di sospensioni, con le minacce di denunce, perché loro, lo possiamo ben vedere, un esempio è l'UNES, dove i lavoratori sono stati in picchetto e sono stati sempre in sciopero caricati dalla polizia. Quindi noi le problematiche che viviamo come studenti medi le condividiamo con i lavoratori, anche con i professori, che c'è stata una spezzone di professori il 18, con gli studenti universitari, perché essendo uniti forse una risposta finalmente l'avremo. Quindi ora noi aspetteremo queste tre settimane che abbiamo dato l'ultimatum, e poi dovremmo prendere una posizione sulle risposte che ci verranno date, ci verranno fornite, casomai ci sarà una risposta. Io, ci sono altri studenti che hanno preso un po' le distanze dalla manifestazione, c'è un gruppo di studenti probabilmente meno nutrito del vostro che ha mandato anche delle note dicendo noi non c'entriamo nulla con loro, più o meno ho letto il programma, manifestano per le stesse cose, però prendono le distanze da voi, probabilmente da come affrontate la protesta, ecco, quindi c'è una sorta di spaccatura, no? Per quanto loro siano meno numerosi. Ecco, a questi studenti che dite, visto che... Non penso che ci sia una spaccatura nel nostro movimento. La maggior parte dei comunicati che sono stati fatti, perché io li ho visti tutti, ho parlato in privato con quelle persone, sono comunicati fatti da gente che non è scesa minimamente in piazza, non sa le dinamiche di piazza che sono successe, non è venuta all'assemblea cittadina. Non c'è nessuna spaccatura nel movimento che avete visto in piazza, perché quei comunicati sono stati scritti da persone che appunto non erano con noi in piazza. Andando ad attaccare solo quell'episodio che, come ho detto prima, è di 15 minuti, non facendo alcuna analisi sulla piazza che è durata, se non sbaglio, 4-5 ore, e sulle rivendicazioni che portiamo. È stata fatta un'analisi su quel punto da gente che neanche era in piazza a volte. Quindi mi sento di dirgli questo. Spero che veniate sempre di più in piazza e all'assemblea cittadina per capire veramente le dinamiche che ci sono dietro, non per criticare e basta, non essendo in piazza e non capendo le varie dinamiche che sono accadute, e non avere aperto il dialogo con noi studenti che protestiamo e con i vostri studenti che protestano. Allora, adesso non saprei che dire, ho saputo di questa conferenza. Ho saputo di questa conferenza soltanto poco fa, però se volete vi racconto come sta andando. Allora, noi abbiamo un gruppo di ragazzi organizzato l'occupazione principalmente tramite dei messaggi, tramite WhatsApp, ci siamo sentiti tramite WhatsApp, soltanto un gruppo di studenti e non facevano parte i rappresentanti d'istituto perché erano contrari all'occupazione. E abbiamo organizzato tutto quanto insieme
un gruppo di ragazzi ha organizzato l'occupazione e lunedì è cominciata. Ci siamo beccati in piazza, cioè ci siamo trovati in piazza alle 7 del mattino, abbiamo fatto un'assemblea e siamo entrati tutti quanti a scuola. Prima di fare l'occupazione però siamo riusciti a parlare con la preside, che ne è consapevole e ci supporta. Di coloro che occupano, che stanno occupando, hanno il permesso di andare in classe, fare presenza e tornare qua ad occupare in palestra, a fare dei laboratori, e verranno assegnati fuori classe e non assenti. E però poi dovranno tornare quando devono uscire a fare il contrappello. Nella prima giornata è arrivato un educatore, no, martedì è arrivato un educatore a parlare ai ragazzi, ha parlato principalmente della sua esperienza, ci ha dato anche degli spunti e ci ha spronato abbastanza anche, perché ci sono moltissimi ragazzi più piccoli di prima e seconda che stanno occupando e di conseguenza è molto difficile gestirli. Però oggi invece ho trovato che sono stati, cioè avevano più voglia di partecipare ai laboratori, sono stati più calmi e hanno partecipato attivamente ai laboratori. E sono arrivate anche due avvocatesse e sono state anche molto interessate ad ascoltarli e a parlare con loro, hanno fatto delle domande. Le avvocatesse sono venute questa mattina a parlare di diritto penale e con loro è arrivato anche un ex carcerato a parlare della sua esperienza. Era un ex carcerato e anche un ex tossicodipendente, a parte della sua esperienza. I ragazzi erano molto coinvolti, hanno fatto delle domande ed è stata una bella esperienza. Da lunedì si sono fermati un gruppo di ragazzi a dormire. Lunedì erano in 10, invece ieri sera eravamo in 24. Ieri sera principalmente sono rimasti a dormire tutti i ragazzi del triennio e invece questa sera saremo 16 o 17. Abbiamo intenzione di dormire fino a giovedì o fino a venerdì anche, se vogliamo portare avanti l'occupazione venerdì. Però pensavamo ci fosse il corteo, che però è stato tolto. E ora avevamo intenzione di fare un sciopero generale venerdì e di non venire a scuola. Un vostro collega, studente medio, coetaneo, ha dichiarato che occupare non è uno scherzo, implica un grande senso di responsabilità da parte degli studenti e che non è semplicemente un modo per saltare le ore di scuola. Confermate? Confermiamo, sicuro, perché giustamente non occupiamo perché vogliamo saltare le ore di scuola, non occupiamo perché vogliamo fare casino. Occupiamo perché stiamo qui per lottare per noi. Alla fine siamo noi che veniamo a scuola tutto il tempo, siamo noi che facciamo 6 ore a scuola con un prof che ci parla e non rispondiamo, siamo noi che non rispondiamo, siamo noi passivi. Il fatto che tutte queste scuole stanno occupando adesso vuol dire che i ragazzi si sono svegliati, cioè stiamo diventando una cosa fantastica, ci stiamo ribaltando, vogliamo cambiare le cose non vanno bene, dopo il Covid la scuola Non è il posto in cui vogliamo stare, personalmente. Sì, nel senso, già la scuola italiana aveva una condizione precaria prima, nel senso che già prima eravamo soggetti abbastanza passivi. Dopo il Covid abbiamo perso qualsiasi tipo di interesse e il fatto che non veniamo ascoltati, le nostre voci non vengono prese in considerazione da nessun ente, ci ha lasciato davvero sconvolti. Abbiamo provato col dialogo e siamo stati attaccati e quindi adesso questa è una protesta per ottenere dei nostri diritti, non per cazzeggiare.